come parte la sigla? Ah, beh, perché c'è ancora. Vabbè, ma la sigla è 40 secondi. 40! Vabbè, è bello che però sono in live. Posso vedere quando switcha sulla scena successiva senza ripassare fuori dal gioco. Va bene. Ora seguiamo Liro e diciamo Liro, porco Diaz, te non possiamo. Oh, io sono in live. Madonna, quanta gente che c'è. Ma stanno facendo un'altra cosa. Ma noi parleremo della nostra di serata. Quale serata? Questa? La nostra serata. Buona serata. Ok, buonasera signore e signori. Buonasera a tutti. Buonasera. Faccia libro. Quando chiudete Facebook e venite a vedere la mia storia. Ecco, è facile tanto, non è che... Comunque, vabbè, lo spawn è, vedete, è infiltrazione Brigata Lancieri, quindi dobbiamo andare alla area di ricerca e cercare all'interno della ricerca informazioni sulla, ricerca. Su questa fantomatica base segreta, per capire dove si trova, raggiungerla, liberarla e successivamente distruggere la postazione che c'è alla sua sommità. Non abbiamo mezzi di trasporto, ma sappiamo che al deposito veicoli, quello che vedete appena sopra la nostra posizione, c'è la possibilità di recuperare dei veicoli, ma naturalmente essendo un deposito, diciamo così, nemico, va prima liberato da eventuali, diciamo, guardie o cose del genere. Quindi la scelta sta a chi porta la serata: o ce la facciamo a piedi oppure cerchiamo di rubare un veicolo. Responsabilità di Ricky. Ok. Sono russi, no? Quindi, sì, quindi sostanzialmente bisogna arrivare in area di ricerca, cercare nella ricerca dove ci sono le informazioni, ma cercare magari un punto dove si trovano delle guardie o si vede che c'è un po' di movimento e via dicendo. Cercare queste informazioni con interazione Ace e da lì poi si sviluppa l'ultima parte della missione. Sostanzialmente sono due task alla fine. Ditemi quando siamo pronti. Possiamo andare, volete, vabbè, le radio cosa facciamo? Il canale, quello che c'è? 71.5. Buono. Ricky, vuoi mettere giù qualche marker, qualcosa prima di partire? Dov'è che partiamo? Madonna, Ricky. Infiltrazione. Se solo ci fosse Always non dovremmo avere questo tipo di interazioni. Infiltrazione Brigata Lancieri. Ok. Che è la prima cosa che ha detto. Andiamo sullo 129, poi sull'82, poi andiamo al deposito veicoli, poi dal deposito veicoli andiamo nella zona là. Grande Sipo, mi piace. Ma perché non fate cambio tu e Sipo? Ma perché tu non ti fai i cazzi tuoi? Va bene, okay, team leader Ricky. Siete pronti? Sì, signor capitano. Vabbè, non è serata con gli Ofka, però un minimo, dai. Andiamo. Facciamo finta di essere tristi. Facciamo finta che ha risposto, non ho sentito bene. Cosa? Facciamo finta che state zitti, che oh, c'è la intro. Oh, la cinematica. A me si è inchiodato sul menu. Ok, ecco. Insomma, chi è Paolo Coelho? Uno scrittore. Uno scrittore. Vabbè, frequenza da 41 ce l'avete tutti, va benissimo. Super mozzafiatante. 41? Sì. Check. Roba brutta. Check. Io comunque sento un elicottero. Nico, tira fuori. Ah no, siamo qua vicini. Tira fuori il lanciarazzi che c'è un elicottero. È ancora in fascia protetta. Ragazzi, ma chi è quella gente lì? Scusate. È là l'elicottero. No, quelli sono i nostri. Ma io sento un elicottero da circa gradi 60. Che dal motore. Entro 94, che è volato via. Fortissimo. Quelli erano i nostri due elicotteri che se ne andavano. Sì.
Quindi non siamo venuti a nuoto. Sposto, un attimo che sposto questi. Loro stanno nuotando ancora. Andiamo qua. Che belle mimetiche che ci hai dato. Guarda un po'. Dove li avete? Gatti. Granatiere. Ok, li faccio andare in spiaggia. Sì. Almeno non se ne sta, non se ne stanno. Perché sei medico? Dici che fanno la buffa, se no. Io di fatto lo sento particolarmente vicino. Credo che sia anche un discorso della mod RHS comunque. Quella che io fa. Io credo che si suoni. Stia avvicinando invece, a prescindere dalla mod. Io direi che apre Lux, poi Sipo, poi Alex, anzi poi io, poi Co, poi Alex. Ma ce l'abbiamo il medico? Boh, non so, credo di sì. Sipo forse? Ma chi è? Lo dico. No, Alex. Io. Alex, vai, andiamo. Andiamo. Direzione, quindi cosa facciamo? UP1. Direzione sì. UP1, ok. Di qua effettivamente. Ma sì che ci sali. Proviamo, beh, qua forse di qua dai. Vai Alex. Manteniamo una parvenza di formazione, si può dai. Ah, ricordatevi la sicura. Aspetta che tiro fuori il micro dagger che non ce l'ho. Buonasera, sta tutti a tirare fuori. Basta che non si tiri fuori il cazzo poi. Miki, no, non essere volgare. Non essere volgare. Di non parlare. Come? Eh? Eh? Non ho capito. Io l'unica cosa che so stasera è che probabilmente sparo ad Alex per non farlo parlare mai più. Ma io non voto. È un avvertimento. Grazie. Qui in collina sembra tutto tranquillo in cima. Secondo sono su WP1. È data una spottatina. Due immagino che sia, non vedo la scritta però. Qua sotto incomincia a vedersi qualche villaggio. Vado alla roccia, quella più grande. Per gradi 350 in mezzo al paese.
5. Bello, io non vedo assolutamente nulla. Basta che... Oh, ne ho visto uno invece. Ok, il deposito veicoli invece vedo sulle torrette, ci sono due torrette con su delle guardie, tre elementi che stanno facendo ronda. Benissimo, fra esattamente 10 secondi ingaggiamo tutto. 400 metri. Vuoi andare più vicino? Non te la senti? No, no, fai come vuoi. Non sono da soli però. Sono 5. Va bene. Aspetta che non riesco a posizionarmi col cavalletto, volevo mettere il cavalletto ma non ce la faccio. Che ingaggiamo subito quei tre che sono in campo aperto adesso, quindi fra 5, 4, 3, 2, 1. È stato colpito? Io no. Colpito al braccio. Non ti preoccupare, sì, ma tu spara. No. Quello ce l'aveva con me. Ok, la torretta di destra è andata giù. Aspettate che si diradi il fumo. Ci sei tu, Alex? Mm-hmm. Sì. Ah, ok. La tattica. Adesso dietro il fumo non si vede più. Ti faccio una singola morfina. Vabbè, intanto andiamo a VP2. Tanto elicottero per 020. Positivo. Andiamo a VP2. Tutti pronti? Sì, signor capitano. Dov'è Nico? Ciao, Nico. Al suo posto. Rapidi qua. Correre. Passate leggermente più a sinistra così ci copre la montagna. Adesso apritevi per tutta, diciamo, il crinale di sta collinetta qua, non tutti vicini, cerchiamo un po' di terminare quello che abbiamo iniziato. Ci sono qua delle rocce che possono farci un po' da protezione. Ancora vivo quello sull'altana. Down. A destra c'è l'ultimo della pantuglia. Gradi 60, occhio. Ecco i nostri veicoli. Sembra un elicottero da trasporto. Vai Nico, come una missione Ofcra. Sì, ma la mitragliatrice laterali. Ci frechiamo l'elicottero? Vorrei. Ok, appena simpaticone porta via il cazzo, scendiamo.
quale parte vuoi entrare? Da sopra. Nico suggerisce da sopra. Adesso ti faccio la trollata. No, 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 scherzo, scherzo. Continua ad andare avanti. Vado verso la casetta di roccia qui. Sa che Alex trampa fa prima di entrarci da sotto. Ci siamo tutti? No, sì. Vado verso la base. Vai, vai. Allora, Lux e Sipo, andate sul BTR. Ok, guido io Sipo. Ma Nico? Ma i meccanici li uccido. Granata, granata. Ricky, tutto bene? Bene. Per fortuna era l'altra finestra. Ha sbagliato a lanciarla. Rattoppi, rattoppi. Il veicolo funziona, eh? C'è l'elicottero sopra di noi. Siamo BTR noi quindi? Io dove nel BTR presumo, bello corazzato, sicuro? No. No. Io dov'è che sono? Tu vieni a guidare la Gazza. Nico artigliere sulla Gazza. Allora. Perché? Io... più o meno più o meno, no, certo, lasciamo il medico nel veicolo non corazzato. Non ti fa entrare? Ho un bel RPG 26. Allora, qua ci sono solo i mezzi, no? Ok, ci siamo.
Ricky, ci... cosa facciamo? Ci portiamo fuori dalla... dalla base? Io direi che possiamo incominciare a muovere verso, verso l'obiettivo successivo. Posso ingaggiare l'elicottero? Magari, ecco, facciamo il giro più largo, arriviamogli da, da nord invece che arrivare, che passare in mezzo a cavala. Terribile, Nico. Muoviamo quindi? Sì. Sì, sì. Rico, suggerirei... Che ne dici? Quella collina... È alleato questo? NCR alleato? No. Check. Ricky, Nico, Alex. Check. Check 41. Sono colpito, mi devo curare. Non muovere il veicolo perché sono davanti al carro io. No, negativo, mi sto curando, sono giù dal veicolo, un attimo. No, stai su un secondo, stai su un secondo, che se almeno c'hai, c'hai una torretta tu che puoi sparare. Nel caso tira giù anche l'elicottero, adesso vado a recuperare gli altri in qualche modo. Prima però devo bendarmi io prima di svenire. Riesco a tirare giù Alex medico. Cacchio, Alex carica il paziente.
Carico il paziente. Ricky. Carico il paziente. Dove è Alex? Si può scendere a curare un attimo gli altri anche. Urco, cane. Madonna, sono conciatissimi. Ricky c'ha due fratture. Sì, ma anche... Vediamo se Alex riusciamo a curarlo in qualche modo. Il caso vedo... gessatura. Sì, adesso vediamo un attimo se riesco a tirarvi su un attimo al volo, così sennò interveniamo come Zeus. Anche se non sarebbe corretto. Aspetta che mi si è riaperta una ferita. Ah, che palle. Aspetta un attimo, va. Così non riusciamo a gestirla, aspetta un secondo. Troppo a cazzo duro, troppo, io lo dico sempre, troppo a cazzo duro così. Dai, ok, siamo tutti curati, vanno solo tirati su, dai, in qualche modo. Assenza di battito cardiaco, Enrico, com'è? Ok, dai, Alex, tira su Ricky. Dov'è Nico? Andiamo alla Nico è qua, Nico è qua, ma sono, ma sono, siete tutti curati, l'unica cosa che adesso... Ah, Nico sta bene. Sì, no. vi ho curati tutti perché era troppo pesante il tipo di... non riuscivamo a... Vedi qua, Ricky? Adesso Nico dovrebbe salire. Okay. Buongiorno. Ma cos'è che vi ha trittati così il BT? C'è un BTR davanti, siete andati frontali contro un BTR. Ricky ha detto che questa era corazzata. Non è vero. Va da nessuna parte. Ho capito per quale motivo siete andati incontro a un BTR senza segnalarlo. No, no, io l'ho detto BTR davanti. L'avevate già tamponato quando avete detto BTR no, davanti. È arrivata la velocità stratosferica, ci è arrivato contro. E che per poi per girare la torretta lì ce ne vuole. Allora, come siete messi col veicolo? Credo sia più che sfondato questo. Vuoi vedere un po'? Ma non c'ha niente il veicolo. Ma in realtà il problema è che non mi faceva scendere. Non ha niente il veicolo. Tirate su Ricky. Ho già fatto quello che potevo. Io questo non credo. Ho messo le pinefrina. Hai fatto CPR? Non serve la CPR, è stato cardiaco. È in assenza di battito cardiaco. Ma non è vero, ha battito e come? Guarda, io adesso viene su. Ok, adesso è su. E insomma, io? Ma la piglio al volo, vaffanculo, guarda. A cazzo duro, siamo appena usciti dal... Siamo in territorio amico, io l'ho detto. Ho capito, ma... non siamo in territorio amico, non è che sono qua a passeggio. Sono dappertutto. Non è che a cazzo duro in generale, cioè se le cose non le spotti non è che te le inventi. Ho capito, ma siamo in una zona dove ci sono nemici. Sì, non è che questo è chiaro. Se non l'abbiamo spottato. Ok, infatti nessuno dice niente, però basta che facciamo qualcosa adesso. Perché, ma quel BTR lì, cioè possiamo usarlo? No. No. Perché no? Come è messo il BTR nostro qui? Dai, noi ci rimettiamo dentro. Riproviamo.
Io devo davvero rientrare qui dentro? Ah, sì, vai. Ma non guidi a sto giro. Oh, grazie. Sicuramente non succederà la stessa cosa dove mi ritroverò fucilato. Ci rimettiamo pronti al movimento. Perché non mi fa entrare? Perché devi andare dall'altro lato. Io non posso stare nel BTR, corazzato, corretto. Ma aprite voi. Il BTR va davanti. La BTR è antiproiettile. L'unica cosa è che questo è difficile da movimentare. Siamo su strada adesso. Sta andando dalla parte sbagliata. No, sta andando dalla parte giusta, vai. Che cazzo dici? Siete dietro? Sì, vai, vai. No, è vero. Guarda. No, vabbè, no. Solo due ruote. Leggermente a destra, Lucia. Curva a sinistra, Lux. Vai a più veloce che puoi. Così più veloce che posso. Non so che si sta già andando. Va bene, era solo per specificare. Questo più di veloce di così non vale. Vabbò. Pari? Sì. Ci ingaggiando a sinistra, direi, con un po'. E io mi sposto a destra. Non vedo nessuno, ma sì. No, forse allora da destra, perché mi sembra di aver visto un riflesso qua sul vetro. E allora mi sposto a sinistra. Ma te puoi anche stare fermo, è Nico che si deve spostare. No, Nico non si può spostare. Non vedo nulla. Verso la torretta. Che inclina la testa per schivare i proiettili. Qua dovrebbe esserci la discesa. Si può guardare meno avanti, perché qua adesso cominciamo a spuntare davanti a noi. Ricky, vuoi fermarti a spuntare? Andiamo giù. C'è una roba, andiamo avanti noi. Fai salire Alex con te. Mezzo su strada, c'è un posto di blocco. Io me ne vado. Metti colpi di lancio granate.
Non lo posso ingaggiare così come siamo messi. No. Hai il lanciagranate attivo? Non vedo niente. Alex, sei su? Fermo. No. Dai, direi che possiamo andare. Fermo, stai fermo, cazzo. Non piedi al centro della strada che non muore. Tiragli con la mitragliatrice, no? È morto. Alex, ma dove... scusa Ricky, ma dove siete andati? Giù? Siamo dietro di voi. Noi siamo parecchio dietro, Vai, vai, parti. Vai, vai. Quanto vai di velocità massima? Boh, in pianura anche qua, anche 35, però in salita 21. Aspetta. Qui si c'è un drago aperto. Hai la chip guasta o è tutto a posto? Credo sia a posto, perché? Si vedono le cose davanti sempre sterzate. Forse ha preso qualche colpo. Stiamo procedendo in derapata. Abbiamo un elicottero che ci sorvola. Subito a te con la mitragliatrice riesce a tirare giù, giusto? Con il BTR, sì. Il problema è inquadrarlo con questa cazzo di mira qua. Però. Il movimento non è sicuro. Teniamo sempre la strada principale, Ricky? Sì, direi di sì. Ci ho messo le frecce, ce l'hai il dagger aperto tu? Sì, sì. Solo che in questo momento non vedo le frecce. Stop. Sì, c'è un atto reale, un orario. Ok, vai.
Fermo. Cazzo davanti. Più alto. Fermo. Basta, è disabilitato. Quella a destra. Vai dritto, cazzo. Era un paio di guardie. Guardate culo perché ci sono matti. Ci siete dietro? Stiamo arrivando. Fermo. Vedo. Ok, vai. Piccola pausa, un secondo. E direi che potremmo parcheggiare momentaneamente. Vorrei capire com'è la zona qua. Il problema è che o parcheggiamo un attimo il BTR qua dentro, andiamo un attimo a spottare. Parcheggiamo un attimo il BTR qua dentro la centrale, andiamo a spottare un attimo su sulla collina qua. Vabbè, intanto c'è. Metto dentro la centrale, quindi? Sì. Poi salite sulla gazza. Adesso un attimo che devo cercare un cancello per entrare in centrale. Ecco. Giri dove c'è la freccia e rimane qua sulla strada principale. Arrivo.
dico che vado leggermente più avanti. Abbiamo una squadra di fanteria. Squadra di fanteria sulla strada davanti. 250 metri. Un salto di artiglieri. Gaggio. Sì, ti sparano, vai. C'è anche quella 50 mm. Metto il caricatore. Ma magari è più utile dopo, non finirli. C'erano tutti. Altri. C'erano altri 270 colpi. Ah, allora basta. Anche perché con questa non vedo un cazzo, facciamo un colmerino. Io sono un attimo a sistemare la grafica perché non vedo nessuno. Ho sparato. Allora guarda l'altezza del palo della luna. Ok, perfetto, a terra. Ferito penso, sai? Sì, ma una sparata in testa, fuori. Fortuna che sto vivo. Sì. Ah, vado sulla montagna là. Per adesso sì. Apparentemente. Sì, per adesso sì. Si può su? 4 e 5 minuti. Cos'era? Non so cosa abbiamo preso. Ci vedi, Nico? No. No, 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 sì, molto bene. Ok, tutti a terra tranne Nico. Non vedo nulla. Ah, ma sì, forse sì che me la ricordo. Però non eravamo passati dritti per dritti la volta scorsa. Comunque ci eravamo fermati qui la scorsa volta. 260 un BTR in strada, nascosto tra gli alberi.
scendi un po'. Ah no, però ci sono i pali della luce davanti. 320 metri, Nico. Copy. Dove sta? Dov'è il paziente? Là in mezzo agli alberi. In realtà da qua forse lo... Però è difficile come tiro, dovresti colpirlo proprio. Ok, dov'è? Lo vedi? 260, no. In mezzo agli alberi. 260... Là. 300 metri circa. Sparano... Sparano da... Ah, eccolo. 360 metri, no? Quello là. Sì. No, sono 400 metri. Ah, ops. Era dietro. Dietro è libero. Ok. Lascio il mezzo. È coperto adesso lì. Sì. C'è gente in strada vicino al BTR. Appena ti arriva d'artigliere tiro un po' di colpi di lancio granate. Nico sta per apparire davanti alla casetta. Aia, che botta che mi son preso. Santo cielo. Come mi ha ferito? Già lo vedete? Da là sotto probabilmente. Forse c'è uno sniper sulla roccia. Che roccia? Quella grande, gradi, aspetta. 260 più o meno. Non lo vedo, eh. Però mi sembra di aver visto i colpi. Lo vedete? Negativo. Ah, guarda, io vedo. Vedo del fumo per gradi, quando ogni tanto vedo gradi 250 più o meno in cima alla roccia, vedo come del fumo quando spara. Sì, positivo, infatti. Lo vedete? Io non vedo assolutamente niente lì. Oh, ho visto la testolina, sì. Gradi 258 dalla nostra posizione, Nico. Leggermente sulla sinistra del punto più alto. Quanto ci sono andato distante coi colpi? Poco, ecco che si muove. Ah, così. Nico ha preso un po' di male. È stato colpito Nico? Sì, Nico a terra. Ho lanciato un fuoco. Giusto per la cronaca, Nico ti ho cecchinato. Immaginavo quando si è mosso così. Ho detto questo è Lux. Dai, ogni tanto bisogna dare un po' di spice. Eccolo qua il nostro. Ma spara quello vero. Lo one shot ho fatto. Grazie. Ora ti snipero io. Adesso non ci sono io dentro, ma te lo dico. Scendi un po' da lì, Ricky. È lì comunque, lo vedete? Mortacci, mo. Che succede?
Niente, adesso lo termino. Ma cos'era quel razzo? Ragazzi, ci penso io, via da dietro. Sei riuscito a colpire ancora peggio di prima? Ho fatto fuori. Oh, è bravo, sì. Non lo so, sai. No, si è spostato. L'avevo visto che mi piace quando muovi quel braccio. Non avevo per niente. Eh? Non mi piace quando fai quel movimento col braccio. È un gesto un po' tropaico. Ma quindi ce ne andiamo? E non so che aspettiamo. Io non lo so, io sono davanti seduto, aspetto. Che facciamo? Siamo sulla Jeep, fermi. Venite con la Jeep. Uno, due, tre. Dov'è Sipo? Ah. Sipo, check. Sì, ci sono. Dove sei? Ah, sì. Amo? Sì, poi io voglio liquidare, io ho paura di crepare. Vuole essere il mio autista? Alex, esigono la trasfusione. Devo guidare? Va bene. 250 ml di salina. Dove andiamo, Ricky? Ricky? Oh, l'ho preso! Andiamo a vedere se applicavo i suoi. Io sparo appena arrivo e tiro un puffo in faccia. Oh, scusa, ti ho scambiato per un nemico. Ops. Ops. Andiamo dritto giù? Ma si, sì, sfonda tutto, Sipo, che ti frega. No, c'ho... Dove sta Ricky? A sinistra. Eh sì, si fa là. Ricky! Scendiamo in, in strada. Venite con la Jeep qua. Qua dove? Qua. Qua? Là. Là? Là, là. Sinistro, sinistro, sinistro. Più in qua. Sinistro. Meno in là. Sinistro. Sto andando talmente a sinistra che adesso devo andare a destra. Oh, fermi che c'erano i quattro penoveri. Davvero. Davvero. Però l'idea è lì. Ma dai la distanza dell'elicottero, Alex? Elicottero. Dov'è l'elicottero? Davanti. Gradi. Dove sto portando io? Stanno sparando? Sì. Positivo, ci sentiamo. Sparano. 561.
542. Non so perdere adesso. Mi spiace, non vedevo. Diamo un'occhiata veloce se vedete dei BTR o comunque dei mezzi pesanti, se no scendiamo, andiamo al BTR e ci avviciniamo con i mezzi. Ora sono 600 metri. Mi avete copiato? Lascia perdere. Non ne vuole più sapere quell'elicottero. Qualcuno ha ascoltato quello che diceva Ricky? Assolutamente no. Feedback! Comunicazioni disturbate, non ho capito Ricky. Ho detto, controllate se vedete dei mezzi pesanti. Se non li vediamo, andiamo indietro, prendiamo il BTR e ci avviciniamo con entrambi i mezzi. Quindi, ricevuto. Cortesemente, feedback. No, non li vedo. Beh, l'elicottero è pesante, però... Noi siamo su, basta che ci portate là. Si può? Sì, dimmi. Penso che dobbiamo riprendere il BTR, ma non so se ci porta. Vabbè, io do per buono il vostro non feedback, quindi andiamo a piar sto mezzo. Enrico, ma tu ci senti? Se non parlate in radio e non avete urlare, no. No, io non ho urlare. In ogni caso, sto ispezionando la zona. Salite su un mezzo. Voi mi sentite in radio? Sì, anche troppo. Salite su un mezzo. Chi manca? Perché okay, sono qua davanti? Vai sereno. Molto meglio. Oh, vediamo cosa dice la nostra bella mappa. Lux. Sto preparando la trappola. Ah, terribile, non mi sente. Quindi prendiamo BTR e ci richiamo dove adesso? Lux. Oi. Tu come mai hai preso il lanciarazzi prima, il RPG? Allora, Alex, oh, sì. Qua, adesso vado avanti BTR. Va bene. Io non ho capito, devo restare qui? Devi andare sul BTR. No. Raga, ma io parlo italiano, mi sembra. Ho detto, resta qua. Oh, io sono su. Ok, Alex, qua sul BTR intende. Va bene. Sì, poi ci sei? Ho detto, resta qua. Sì, sì, ci sono. Resta sul BTR. T'ammazzo. Se non ci sei, ci devi andare per restarci. Dove vai, Ricky? Perché vai sempre dalla parte opposta? Perché mi giro. No, è Nico che gira. Oh, fermo. Lo riesci a ingaggiare l'elicottero se da qua se stai fermo? Sì. Se stai fermo. DR, fermati. Aspetta, sì. Sì, ma te devi stare fermo. Vai, vai, si può tirare. Ingaggiate un po' con l'elicottero. Ecco. Carico. Niente, basta. Ha battuto. Yeah. Suca. Bravo Nico. Così dicono, speriamo. Cecchinato il rotore di coda. Ma dopo LOL o battle? Entriamo in città quindi. Ieri, che poi non ti ho detto, ieri mi è crashata proprio la connessione. Vabbè. Ricky, mi confermi, entriamo in città? Sì, segui le frecce verdi.
Nico, dopo la stream di Arma, stream di Battlefield. Certo. Se, se l'update è decente che hanno fatto uscire, sì. Prima anch'io, allora. Prima quando serve. Come? Streama quando serve. Ma cazzo streami ste partite, mamma. Guarda che ti metti anche la webcam. Quando la compro? 20 euro. Vabbè, ma ne voglio via una buona, visto che la le uso per lavoro. Ah, ma perché te poi puoi lavorare direttamente dallo studietto. Eh? Te poi vuoi lavorare direttamente dallo studio. Quando c'è la lezione online, sì. Della serie morale non esco più da lì, vivrò là dentro. Ci metterei anche il lettino. C'è già. Eh beh, più comfort ci sono, e meglio è. Ma scusa, ma cos'è, un garage? C'è un detto matrimoniale, voglio dire. Basta. Oh. Oh. Ma è un garage, cos'è? Era un garage, sì. Ferma Lux, fermo un attimo. L'abbiamo distrutto prima, sì. È in forma per essere distrutto. Più bello del nostro. Non si può mai sapere. Insomma. Adesso, appena ci avviciniamo, il compito degli artiglieri è smitragliare qualsiasi cosa che si muove. Vedo l'ora che scendi. Mi sposto leggermente più a sinistra, rialzato. Vado molto più piano adesso. Bob. C'hai i contatti sotto di noi? Sì. Sì, ma stai fermo. Così dovrebbe essere. Negativo, non vedo ancora niente. Vai avanti, li vedi sulla strada appena girata a sinistra. Poi rimani fermo lì. Alex. No, la visuale alzata. Casino. Sì, che c'è Ricky? No, cazzo. Chi è che ti spara? Sono proiettili da tutte le parti. Vai poi avanti, Lux. Alex, app, ma non si sente tanto bene. Io mi sto curando. Sì, sembra... Mi sparano. Dove? Alla macchina. Nico è terra, in onda. Sarai tu a terra? No, vabbè, io ho colpi che mi arrivano tutte le parti. Sono sotto tiro, aiuto. È dentro, sì? No, che non sono dentro, mi è appena investito. Oh madonna, che cazzo fai dietro? Entra, entra, entra. Forse sparano dalla città, Alex. Entri? Non riesco. Cosa dobbiamo fare? E sono nella torretta. Check, mi sentite? Sì, forte e chiaro. Ricky, è su o giù? Dico, è investito.
Alex, Ricky è su o giù? No, Ricky non lo so, non è con noi. Mi sto curando perché sto morendo. Adesso arriviamo in una zona vagamente sicura. Abbiamo una squadra di russi alle spalle. Io sono andato a terra e sono vivo per mirarlo. Ok, curati, vai. Ma Ricky quindi dove è finito? Non lo sappiamo. Nico, guarda che stai per andare a terra. Non è vero. Attimo. Ah, ti faccio un... ancora? Una sacca. Bendo, ti chiedo di pensare a me stesso un attimo. C'ho già i tornichi. Io Ricky so dov'è, ma perché lo vedo con Zeus, ma non so cosa ci fa lì più che altro. Ah, non ha detto che scendeva, quindi non lo capite. Io vado in copertura e poi vediamo. Sì, anch'io. Fox, ma una domanda, ma gli NPC finiscono i caricatori? Certo. Assolutamente sì. Beh, me ne hanno sparati almeno tre, quindi non so che dire. Ma tre a testa, intendo. Meglio tre a testa che tre alla testa. Oh, mamma mia, Nico, mi fai morire. C'è una motovedetta in acqua? Una chi? Cos'è che hai detto? Sì, però non ho capito. No, moto vedetta in acqua. Ma come cazzo ci fa a stare una moto in acqua? La barca, ho detto. Ah, ok. Allora chi è che ha preso la linea di comando, quindi, dopo Ricky? Lux. Alex, no, ovviamente. Non mi sembra il caso. Vai, Nico, decidi tu la tattica, adesso. Ok, intanto mettiamo un marker su dove siete, che non ho idea di dove siete. Adesso arriviamo. Alex passa come guidatore. No. Muoviti. Va bene. Ho la città in visuale, ma non vedo ancora niente. Fermati un po'. Che... Adesso ti metto un marker. Chi è che cazzo è che spara? Alex, ci stanno a sparare, muovi? Ah, ho messo il marker. Dove vado? Ok, ricevuto, arriviamo da nostra vostra nord-est. Dove c'è il carro, naturalmente. Destra, ancora. E a dritto così. Lentamente? Destra. Vai avanti fino a quella casottina. Paninaro. Vi riporto qua da noi Ricky, poi dopo lo curate. Così. Ok, siamo qua davanti a voi. Rimango in guida? Si spegne il motore però. Ok, Ricky è davanti alla vostra Jeep. Lo curiamo? Sì, vai. No, santo, vai, è sulla Gaz, vai, sali. E guidi tu? Puro le basta. Ok. Voi siete tutti e due up? Noi sì, stiamo aspettando. Ok. Dobbiamo fare poi ricerca all'interno dell'area rossa. Come vogliamo fare, Nico? Alex, quanto ci vuole la tira su Ricky? 2 minuti. Ok, allora nel frattempo col BTR avanzate verso l'area rossa. Fermatevi prima di sta casa dove sto adesso qua.
Non ti vedo molto bene col BTR, però vabbè, mi porto in prossimità. Esatto, fermo lì. 2 minuti, intendevo 4 minuti. Alex, levati dal guidatore, così intanto mi sposto. Comunque Nico, io non ho fatto nessun CPR. Le case davanti a noi sembrano libere. Vai, vai, prosegui. Proseguiamo? Sì, sì, sto dietro. Entriamo in centro area rossa, poi cominciamo la ricerca. Li facciamo un attimo polizia, vediamo se ci spara qualcuno. Tutto intorno sembra libero. Capo, proseguiamo ancora. È andata a destra, Lux. Ok, fermi così. Chi è artigliare da voi? Tipo. E sono io. Ok, allora dai, Lux, scendi, cominciamo a vedere queste cose qua intorno. Ok, si può stare su. Si può restare in ralla. Te, Alex, quando hai fatto, vai in ralla sulla cazzo. Un attimo che forse riesco a tirare sul ring, visto che... Detto? No, ho capito cosa hai detto. Quando hai fatto, vai come artigliere. Ricevuto. Ok. E una morfina. Mi raccomando, non farti la morfina da solo. Ti ho perso, Nico, stavo ingrandendo il... sono nella casa a nord. Ha un piano a nord. A sinistra del BTR. Qualcuno mi ingaggia. A vederlo, non l'ho preso. Dov'è? Ho ricevuto dei colpi. Tutto ok, Lux? Serve una... Sì, sì, no, a posto, Mi ha preso. Sembrava il BTR. Come ho visto, mi ha sparato senza... Non mi piace essere medico e stare qua su. Avanza da una ventina di metri, si può. Qua incominciano ad esserci dei cadaveri su strada. La peste. Ricky? Abbiamo delle ville alla nostra sinistra, a destra, cosa vogliamo fare? Dividiamoci, appena torna su anche Ricky facciamo due coppie. Tanto stiamo vicino al BTR. Ingaggiato, forse ho trovato, ingaggiato dall'interno di una casa. Gradi 320, da dove sono io? Ucciso. Dopo avergli sganciato una trentina di colpi che hanno mancato. Lux, non sei tu quello che hai sparato? Tieni la villa 3, no, negativo.
Nico, vogliamo entrare lì o andiamo altrove? Un attimo, ci abbiamo contatti anche dritti su strada, sì, poi davanti. Il BTR in fondo alla via. Bravo, tieni giù intanto Lux, andiamo nella villa. Sto ricaricando. Nico, magari mi porto nei pressi di quella casa. No, negativo, rimani lì che c'è una visuale un po' più di insieme, tanto 100 metri 50 col BTR ti cambia niente. No, è che sulla sinistra c'ho tutta una serie di alberi che non mi fanno vedere niente, magari mi porto poco più avanti. Carico. No, qualcuno sul piano di sopra? Io sì, positivo noi. Abbiamo entrato qualcosa, qui ci sono dei server, c'è carico. Qualcos'altro. Infatti altri contatti verso quella casa, Nico. Pezza abolita, dentro le case ci siamo noi. Andiamo bene su Ricky? Finito le stecche. Ah, molto divertente, no? Ricky. Comunque, altri due minuti ti posso fare un'altra pinne ferie. Almeno due contatti. Sta in arresto, è inutile che gli fa le pinne ferie. Sulla. Due contatti sono dietro ai muri di quella casa che abbiamo ingaggiato prima. Lux, c'è una stecca per caso? Per il braccio? Lo finite? Aspetta. Poco Ricky, manca poco sangue. Lacemo statico, fascetta, gessatura. No, fa direttamente col medico, no? Ah, pensavo che ce l'avessi tu, ho detto. L'avevo messa giù, vabbè. Non posso, devo aspettare un attimo prima di rifartene un'altra. Vabbè. Stavo guardando che... Dovrebbe essere questo il documento, ma non so perché non va l'interazione su... Interazione trasporta. Carry, no, c'è solo interazione sul tavolo. Infatti, vabbè, al massimo vi dico io dov'è, però volevo... Ma non va. Ma mai non va? Se sono buggate le... No, sarà l'aggiornamento di Ace. Ah sì, mi sa di sì. Ricky up. Ok, scendiamo. Vabbè, facciamo che ha preso entro le cose, vi dico io dov'è. Ok. Perché sennò... Okay, facciamo un rendezvous. Intel. Rendezvous al BTR. Nel frattempo non so dove è andata, quindi rendezvous alla casa. Verso quella direzione là. Vabbè, viene lui. Oh, ti sparano. Sotto di io. No, a te sparano. Nico? Libero? Sì. Ah, io ti uso come scudo umano, Lux. Dove sei, Sipo? Ho segnato in mappa la posizione... rispetto a prima, lungo la strada. Torna indietro lungo la strada e ce ne andiamo dalla stessa direzione dove siamo arrivati. Ragazzi, ho segnato in mappa quello che dovrebbe dire l'Intel, praticamente. Sai che si è fatto male? Ok, lo so. E io? Ma di nuovo rotto. Sei ancora rotto? Hai il collo rotto? Dove sei sparito, Nico? Fammi solo una sutura. Cosa facciamo? Prendiamo il BTR? No, torniamo indietro con tutti.
Ok, quindi andiamo a riprendere il BTR. Sta tornando Sipo. Cosa dicono Stanton? Si è buggata l'interazione, però comunque vi dico io dov'è, ve l'ho segnato in mappa. Male. Ok, show. Ma io quanto vorrei stare nel BTR protetto. Vuoi andare sul BTR, vai. Posso davvero? Grazie, se me lo dici tu. Vuoi andare un po' sul BTR? Andiamoci che ci sta una più al fuoco gratis su. Per fuoco. Ok, looks up. Alex è artigliere, no? Ci sono io artigliere. Ah, c'era la patch da medico. Ma Lux sono qui del BTR. Beh no, se siete su voi. Terribile. Aspetta un secondo. Non so, si vede che la variabile dell'interno è andata a quel paese, vabbè. Comunque, vabbè, poca roba. Magari non si finirà la mix, nel senso che... Raga, io vi ho tipo persi. Cioè, vedere dove cazzo siano. Qui. Di fianco noi, di fianco noi. È giusto adesso che avevi ricaricato. Tutto bene lì? Ci hai trovato Alex? Sì, sì, vi ho trovato. Ricarico. E mi vendo per la 5ª volta. Alex è un Ignazio che ci ha creduto di più. Ma a me no, Ignazio l'ha presa la qualifica. Un BTR. Alex ancora no. Prosegui dritto. Ti qualifica? Ah, ok. Da medico. Ignazio l'ha presa, l'Alex ancora no. Vabbè, dagli tempo. Madonna. Che stanno facendo? Siete sotto ingaggio? No, no, sparavamo i civili. No, no, che civile? Individui dall'aspetto discutibile. Quello è body shaming comunque. È il nostro amico BTR? No. Ma che mi dice? Ehi ragazzi, tipo Ricky. Avanti.
alla fabbrica siete andati dritti o siete, avete girato a destra? Siamo sulla stessa strada? Destra, destra, dopo la centrale elettrica a destra. Grazie. Sai, siamo un po' lenti, però pian piano ci arriviamo, perché chi va piano va sano e va lontano. E non arriva. Va piano è un bersaglio facile. Anche quello, ma solo per i lanciatori a te. Dici poco. Oh, come mi sento al sicuro qua dentro. Ma vedi. Le ultime parole famose. Fai un conto di quante gaz sono esplose e quanti BTR sono esplosi in questa missione, Alex. Sì, ma noi siamo gli eroi, bravi, cioè nel senso. Non li devono abbondio. No. Siete voi questi qui davanti? Yes, dici che l'ho fatta abbastanza grossa la freccia adesso. Ma in realtà è meglio con le linee per segnare la strada. Il problema è che l'hai fatta in globale. E metà in globale e metà in fazione l'hai fatta. Vabbè dai. Non pirla. Quanto sono distanti? Loro? Da cosa? Da noi? Da noi? Lo so, non li vedo. Ok, adesso li vedo, sono 300 metri. 200 metri. 150 metri. Sparano. Accelera, non frenare, stanno a sparare. C'è un solo tiro o sbaglio? Check di squadra. Nico check. Lux, Ricky. Sì, poi rimani qui. Ma come si tolgono i passeggeri? Trazioni. Passeggero. Nico. È un medico. Boh, strano. Vabbè, non c'è modo di tirarti fuori. È questo modo però. Ce la faccio uscire? No. Però adesso sto un attimo facendo questo. Oh, c'è anche lui. Chi altro c'è? No, questo è Ricky. Ricky forse è quello messo meglio. Tipo, mi fai un favore se cominci a fasciare gli altri? Voglio farli uscire. Anche io vorrei farli uscire, però il gioco dice no, mi rifiuto. Beh, vediamo un po'. Ora, il chirurgico, spero di avere abbastanza sangue. Ok, sangue per Ricky. E Ricky oggi si è ciucciato via 8 litri di sangue Ricco, da solo.
scarica il paziente e vediamo. Riesci? Funziona? Passeggeri, Lux, carica il paziente. Oh, okay. Bravo, Sipo. Allora, vedo un attimo che cosa posso fare. Ma Lux è vivo. Lux. Ho qui Lux. No, c'è una frattura. No, Lux è morto, sono stupido. Niente, l'ho visto muoversi. Ricky, lui, dove sta? Vedi se riesce a tirare fuori anche Nico. E dove sta Nico? Good question. L'ho tirato fuori, dove è andato a finire? Ah, sta qua Nico. Chirurgico, se comincia a bendarli la testa in corso, mi fai un gran favorone, sì, qua. Alex, Nico, senza battito, eh? Comunque, okay. Io mo lo fascio, eh? Fascialo. Ah, già, ops, kit chirurgico. Sangue. Una. Due. Tre. Quattro. Oh, cazzo. E cinque. Ok, a Lux non serve più nulla, se no una bella preghierina. E Nico, dov'è Nico? Ah, eccolo qua. Oh, bravo Sipo. Un po' Nico diventa tutto blu. Adesso diventerà tutto bianco. Ok. Ricky? Dimmi come sta il sangue di Ricky. Oh, sì, merda, tolgo, Nico, mi dispiace. Gli tolgo il laccio a Ricky. C'ha un laccio emostatico ancora. Ah, sì, toglielo pure. Ok. Ricky ha perso un po' di sangue. Lux. CPR per Ricky, 1, 2, battito. Normale battito, Lux. Ok, hai battito. Pressione sanguigna normale. Epinefrina, Ricky dovresti tornare su tra poco. Dai un bicchierino a Lux, così si riprende. Alex, guarda il gruppo. Oh no, ho paura. Dato gli emerito. Alex per insubordinazione, perché volevi che fossi sul BTR anch'io? Ok, ragazzi, abbiamo un problema. Non ho più sangue, quindi... Oddio, Zeus, aiutaci tu! Adesso andiamo a cercare un po' di sangue nella nostra base. Quindi, carica paziente sul BTR... Nico, carica paziente sul BTR e ce ne andiamo. Ma che, dove vai? Via da qui. Sì, tutti su, guarda Nico e Lux come sono contenti di essere qui. E guidateci. Oppure... dove? Che non... dove li pigli? Dove pigli le sacche di sangue, scusa? Non lo so, non abbiamo un posto dove... Non abbiamo una base, cazzo. Non ce l'abbiamo la base, serve Zeus. Oppure sì, guarda l'inventario del BTR. Oddio, abbiamo 18 sacchi di sangue. Non c'erano queste prima. Non si sa. Dove stavano questi sacchi? Allora, Lux, oh, non ha più bisogno di questo. Vediamo, paziente, polso. Qualcuno mi fa CPR su Nico?
Lux, ti faccio una epinefrina. Dovresti essere a posto. Passeggeri, Nico e un medico. Niente partito. CPR per Nico. Lux, bentornato fra noi, mi spiace che ci sia voluto così tanto, sfortunatamente ho finito il sangue. Ma io vi curo da zero, non preoccuparti, sto controllando tutto quello grazie. Che fa. Adesso tira su Nico. Gli altri, manca solo Nico, no? Sì, è piena prima per Nico e dovrebbe tornare su. Adesso, questo bellissimo BTR, io lo depredo. Lo depredo di tutto il sangue. Oh, è rimasta una sola, terribile. Però forse... Buonasera. Buonasera. Dove siamo? E a fare cosa? Perché? Come? Io propongo, idea brillante, di lasciare per sempre andare con la macchinina del cazzo. Ehi, dove sei di bello? Ciao, Ricky. Sono a fianco a voi. Sali su. No. Va bene. Ma dove vai? Tutti sono vivi. Attendo ordini. Benissimo, falli tornare qua. Mi dispiace. Divertitevi sulla Jeep. Nico. Ok, Luxato. Ci siamo. Avanti, vai. Da qui vedo poco e niente, quindi insomma mi servono i segnali sulla strada. Come hai messa la macchina? Si muove. Destra. Ma c'è un blocco davanti. Vai avanti, dai, va evitalo. Bene. In effetti è una buona idea. E che anno è, Alex? Siete sulla strada sbagliata comunque rispetto alla la mappa che avete messo qui. Non lo so, io seguo quello che dice Ricky. A destra. Vado a destra. Destra. Vai a destra, gira a destra. Devi andare su, sulla traversa. Sulla traversa che c'è la nostra destra. Non su questa strada. Ah, ecco la strada. Volevo vedere quanto ci metteva ad accorgersene, ma non sì, sono accorto. Sì, sì, certo. È vero! Sì, sì. Con il micro dagger acceso. Una volta che partiva a testa in giù, con il micro dagger acceso. Come? Eh? Non ho capito. È due volte che parti dalla direzione opposta con il micro dagger acceso e li scorri pure. Non è vero. No, la madonna. Mi stai calunniando. Con la registrazione. A parte che la seconda volta ha solo fatto manovra, che cazzo dici? Direi lo stesso anch'io al posto tuo. All'incrocio, giro a destra, dritto. Vai avanti. Vai avanti. Tutto avanti, tutto avanti. Dove era avanti tutta? Meno male, siamo anticonformisti, cambiamo un po'.
appena hanno sentito Topolini stanno correndo loro prima di noi. Siete pronti per Topolinia? Sì, poi l'ordine di ucciderlo. Cioè, uccidilo, appena puoi, uccidilo. Siamo in range di Mav, se lo vediamo. Lo uccido all'arma bianca o spreco un colpo? Come vuoi, basta che lo uccidi. Se soffre sono 10 punti in più. Alex, stai registrando? Sì, sì, tutto quanto da aggiungere alle prove per il prossimo caso. Fermo così, fermo così. Ci abbiamo una contraerea in vista, il radar. Lo vedo. Ce l'abbiamo per 145. Siamo lontani però. No. Avanti a noi c'è un posto di blocco ma non vedo fanteria. Piano magari manda avanti il BTR, sai com'è. Prego, superi e vado avanti. C'è un posto di blocco, ingaggi, grazie. Ok, adesso li vedo. Alex, vai dritto così? Perché te sposti? Stai fermo, no? Che non riesco a sparare. Sì? Sì, piano. Tira giù quella casa. Tira giù quella barriera, vai avanti. Procedo? Vai, vai. Ferma Alex, ferma. Davanti a noi, Nico. Vai, vai. Due contatti. Avanza, avanza piano piano, avanza. Contatti davanti a noi. Dovremmo venire anche a sinistra. Sulla collina, sul crinale della collina. Nico, sei vivo? Fanno muoio, te lo dico.
ora che saliamo? O la vuoi fare tutta quanta la strada? No, volevo sfruttare il mezzo. Okay. Me lo dicevi prima. No, non intendeva quello, secondo me. Ma il tamponamento era voluto. Sì. Dove vado all'incrocio? Vai su. No, comunque mi sono distratto. Sto curando. Porca troia. Rip, non ho una stecca, vabbè. Ci bombardano. Ti vedi? C'è in più squadra? Sei tu con l'RPG? Sei troppo fermo. Andiamo avanti, sì. Non vedo un cazzo. Andiamo avanti, va bene, l'RPG, figurati se mi spaventa. Sì, non c'hai i colpi infiniti comunque. Comunque dovrò vai di Torino. Ho visto arrivare dalla collina. Mi sparano? Vivo? Tecnico? So io che sto sparando. Siamo sotto tiro. Che tiro di davanti? Non è. Penso a destra. Grazie per averci informato. Credo di avere Ricky down. Forse c'è un BTR più avanti sulla strada. Tiratela giù se riuscite. C'è solo la testa. Morto, sfigato. Ma chi è che è giù a parte Ricky? Check. Aspetta che... Sa che il BTR nostro è fermo. Vado a vedere un attimo. La faccio, cazzo.
la fai a portarvi al mezzo, Lux? Sali e andà via. Aspetta, c'è Alex per terra. Aspetta un attimo, secondo me. Io non riesco a ingaggiare il BTR perché sto... c'ho un braccio rotto, ma tremato. Vai, vai via retromarcia se sei ancora vivo. Sei morto, vero? Bene. Allora, Ricky sa... Unload. Carica su TR. No. Ah, ma è un catorcio sto coso. Voi siete tutti morti. Solo sì. Ricky è vivo. Stafk. Loro tirar su. È il solo che è pratico. GPR. Eccomi. Cacchio, avevo quel cazzo di faro tra noi e il BTR, non riusciva a stare. Ehi, ancora. Vabbè. Alex, è a fame. Ci sono un attimo occupato, ti scrivo appena posso. Non la polso. Ma Lux, ma tu sei up? Il BTR è immanovrabile. E allora gli diamo una sistemata. Senti, io provo con le granate. Vediamo. Oh, calma, calma. Calma. Lux, ma tu stai bene? Ricky Africa, sì, 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 sono, sì, sono. Sto cercando di mettervi un po' in ordine perché ragazzi. BTR gradi. Gradi un cazzo. Non faccio tornare qua. Ma non riesci a ingaggiarlo con la lanciarazzi? Ah giusto, non c'ho più il. Ma... lo prendo come un no. Tipo, levati da lì. Ah no, ok. Dobbiamo riposizionare, inutile che... cioè, qua come ti famo... tiriamo fuori la testa, c'è cecchina. Vai, tutti sulla... E tu questo mouse? Sì, è mio. Cosa vuoi fare? Aspetta. Tutti sulla gaz, dai. Ma dov'è Ricky? Ricky è Afk, se farà anche quella volta che c'è che prova a morire per tirarlo su. Giorno. Sì, ma sei andato FK, probabilmente. Sì, ero andato FK, sì. Comunque era là. È ancora là. Non è ancora morto. Perché non ingaggia? Che stiamo dietro al BTR. Dov'è il Mavs che hai visto, Alex? È qua dentro.
nel tirolino. Coglioni, che cazzo? Chi è che sta lanciando i lampeggianti, cazzo, i fuochi? Ok, il BTR mi ha... Sì, ho capito cosa intendevi prima con lo spostati, però... Beh... Oh, grazie Lu. Ha battuto? Che coglione. Andiamo? Ma gli avevo già tirato io. Sì, con l'H E, ma voglio. Perché lo scudo del BTR era aperto? Chi è il bastardo che l'ha aperto? Sì, ma fermati! Stavo riposizionando. Poi il BTR è stato battuto, meno male, good ending. Andiamo. Quanto scommetti che uno dei colpi a random ci colpisce e moriamo? Siamo sotto ingaggio? Spostati. Persona davanti a noi, levati o muori. Vai più avanti, vai più avanti. Vai, più vai avanti. Sereno, scendi e curate. Fermo, fermo, va bene così. Dov'è Nico? Dietro la cazzo. Qualcuno venga qua con me dall'ingresso. Vengo io, scendo dalla come artigliere. Ah, raga, Nico è sparito. È dietro la cazzo. Di fianco a te.
Alex, ma è di qua, dove stai andando? È qua, Nico. Alex. No, è qui. Ah, vabbè, sta in the sink, probabilmente. È in the sink. Ah, Alex, sta a posto, vai all'ingresso. No, non è vero. Aia. Sai che mi spara? Raga, mi sta sparando qualcuno. Raga, check. Ricky a terra. Ricky, vai davanti. Nico, io ti vedo che sei un cadavere, però. Oh, ti dico che sei in desync, sto dentro la base io. Come faccio a desincarmi? Ma ignoralo, vieni qua e basta. Ah, va bene. Per favore. Però io ti sento là in fondo. Chi è che mi ha sparato, però? Non c'ho più bende io. Poi? C'ho granata, fermo sì. Pronto? Ma mi sentite? Sì, Ricky, io sì. Mi puoi bendare, per favore? Non ce l'ho nemmeno io. Qualcuno bende? Adesso arriva Alex, vieni io. Qua. Ho finito le munizioni. Ho finito le munizioni, Giovanni. Alex, ma dove sei? Alex, forse sta disincando troppo, Alex, non lo so. Ho trovato l'oro. Lux, si possono avere un po' di munizioni? Ho trovato un sacco d'oro. Raga, mi è uscito uno da lì, mi ha sparato, uno fuori dalla base. No, raga, non riesco, non so cosa devo fare. Come faccio? Esco, rientro? Il problema è che Nico non lo vedo e non lo sento più. Leia continua ad apparire dal nulla e continua a laggare. Vai, sì, sei a posto. No, ma guarda, non è pure tutto da solo. Flux, ammanettami. Esco, rientro. Perché? Cosa c'è? Perché non so cosa cazzo sta succedendo, però continuo ad avere problemi. Vai, esci dentro, vai. Dove sei tu? Dentro la base. Vedete che c'è qualcuno qui? Non vedo interazione. Ah, no. Beh, non possiamo fare l'interazione, però. No, ma qua non ci sono interazioni, dovete liberare la base e basta qui. E spaccare, e spaccare la quella sul tetto. Dobbiamo continuare dentro qua. C'era un punto dove bisognava scendere di qua. Mi sa che l'ha trovato. Vai. Quello è buggato, non muore cazzo. Ok, adesso è morto. Tipo iniettami l'adrenalina. Da dietro. Aspetta. No, me devo bendare, tanto davanti voi. Sei venuto a salvarmi. No, Perché ti devi bendare un po'. Vai, andate voi. Ma... No, prendo posto. Aspetta. Riesci mica a fare una passata di Zeus a fare una rattoppata? Che mi serve tipo... sangue e non c'è il medico. Qualcuno ha detto medico? Mi fa una per favore. Certo che sì. Qua c'è un piede, Bacio. Trasfusione. Strutturata. Medico. Madonna che lag. Ricky? Ma questo è Sipo.
Com'è che cavolo? Scala libera fino a qua, c'è cioè si può giù. Madonna, si può. È da codice rosso. E che? Arrivo, arrivo. Hai visto la ruota? Aspetta un attimo. Che sto andando giù pure io. Promesso, pochi, promesso, arriva il medico. Siamo in pochi, quindi ho curato io, dai. Ho curato nel senso. Ma sì, in teoria. A me per favore che sto. Ma chi spara? Ah, madonna, vedo i colori. Vai alla cassettina sul tipo. Grazie. Ti faccio un po' di massaggio sul petto rilassante. Ma questa è preesistente o ce l'hai messa te, Lux? Considerando quanto lagga, può essere preesistente. Oh, ho buggato. Ok. Porco Dio! Ciao Rick. Dai, dai, torna su. Lancia una granata un po'. Finite. Cioè abbiamo una stun? Ah sì, già. Aspetta. Stun grenade. C'è una I. Sulla destra, subito sulla destra c'erai. Ok, è morto. Anche Ricky, che è scarso. Mamma mia, è scarso Ricky. Quanto si fa arrivare là? Sto tizio gli ciuro. Mi sa che non ho curato lì. Sono io, eh. Non ci parate. Salgo. Ricky, ho provato a curarlo, non si cura più. No, Ricky, ecco qui. Il tuo medico preferito. Ma qui adesso pianto una bella mina. Ma che Ricky può scrivere quando vuole, io non posso quando sono a terra. Ho visto che è sempre morto, gliel'abbiamo abilitata. Ah. Epinefrina, otto di epinefrina. È libero qua su. Mettere esplosivo qua sul coso. Ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo un ingegnere. E sono io che sono ingegnere. Metto anch'io per bellezza. Tac. Ho contatti giù nella. Come? Ok, piantate. Facciamo detto. Ok, tutti dentro. Contatti giù nella valle per 140. Tutti in coperta. Scusa Nico se ti metto i piedi in faccia però. Sì, tutto ok? Sì, sì, tutto ok. Dai Lux, metti il timer sulla rinnovazione che fa più. No, faccio direttamente con il. Sì, no, lo so, dicevo faceva più amici nel prossimo. Questa non funziona verso giù, quindi. Sì che va, guarda. A me non esce. Oh merda.
me non funziona questa. Ti va? No. Qualcuno ha preso danno. Vai, vai, vai giù. No, devi stare in piedi. E abbracciare il lato destro. Vorrebbe uscire. No, Ricky? Dopo l'ennesima distrazione sono caduto di sotto. Fortunatamente non mi sono rotto nulla. Sipo? Sipo, Ricky? Sto bene, c'è nessuno? Vabbè, lo so che stai bene. Ok, no, meno male, mi sono salvato. Mi ha appena respawnato un attimo davanti. What? Mi ho portato qua perché ognuno era andato per i cavoli. Ma io ero già qui. Ma Sipo dov'è? Lo vedo. Guarda per terra, Alex. Oh, eccolo qui. Vabbè. Per un medico, santo cielo, povero Sipo. Vita fatale. Io andrei di ta-na-na-na. Ta-ta-ta-ta-na-na-na. Ah, adesso dovrebbero arrivare due elicotteri, finire la missione, credo. Ah, ok. Tipo una Apache? Mettimi un po' Zeus. se mi metti quello della longbow ci entriamo tutti sopra, eh? Sì, sì, lo so. Ti faccio un'epilettina, sì, dovresti tornare su. Tutti tranne Alex, quindi più o meno. Eccoli. Dobbiamo spostare il BTR? No, no, sono arrivati i nostri elicotteri, sì, perché abbiamo liberato l'area, tra virgolette. Vabbè. Senza virgolette, l'abbiamo liberata e come? Qui è il punto di estrazione. Madonna, mi ha ucciso così male che mi è crashato il gioco. Minchia raga, l'ultimo mi ha sparato così forte che mi si è altabbato il gioco. No, letteralmente. Da dove è uscito quell'altro? Eh? È andato... Ha chiuso la finestra di arma da quanto mi ha ucciso male. È troppo pesante. Comunque queste cacche dai non...